Bella raga, Ciao a tutti! siamo i tipi del sud. Come sempre! In pratica, questo è un episodio speciale. Mettila! Speciale! Questo è un episodio speciale. Infatti, come vedete, tutto non è normale. A partire da queste crafting table con sotto una libreria e questi alberi enormi. E in pratica, oggi abbiamo intenzione di iniziare una nuova serie. In un pacchetto mod creato da Darwolf, vi metto il canale in descrizione, è nominato il pacchetto. Dove stai andando? Feed the best. Feed the best. Nutri la bestia. Cioè, nutri la bestia in inglese. Sì, ma non credo significhi questo. Comunque, vabbè. Noi oggi non abbiamo intenzione di fare la solita cosa, noi due, noi tre, sempre. Sì, in questo episodio non inizieremo l'avventura, bensì vi spiegheremo come la vorremmo impostare. Esattamente, infatti oggi io e Giovisan abbiamo pensato, diciamo, prendendo spunto anche da altri canali, che potremmo iniziare una serie in cooperativa, cioè insieme a voi. Perché, cioè, alla fine da solo è sempre brutto. Cioè, perché comunque noi ci conosciamo e quindi... Sì, con un solo canale, così, Swifter intende. Sì. Quindi noi vorremmo farla, diciamo, con più persone. Insieme a voi. Sì, e con più canali. In modo che ogni persona, diciamo, ogni canale registri per i fatti suoi. E poi magari pubblichi... Che ci facessimo una propria avventura, ecco. Sì. E diciamo che dopo aver fatto tutta questa avventura magari potremo anche scontrarci, perché comunque, cioè, come un vero e proprio mondo. No, scontrarci no, però no, tipo appunto. Non ci griffiamo la casa a vicenda, non ci freghiamo cos'è alle ceste altrui, cos'è del genere. Sì, comunque, ecco, un'avventura cooperativa. Non dobbiamo stare in competizione, però ci dobbiamo fare una propria casa. Sì. Poi casomai chi è interessato... Oh, oddio. Pozzo di lava, sono caduto. Vabbè. Pubblichi un commento qui sotto, così magari. Sì, chi è interessato, casomai poi come messaggio privato gli diamo i nostri Skype, gli spieghiamo per esempio quando dobbiamo registrare e quanto tempo abbiamo intenzione di spendere per queste cose, per esempio una mezz'oretta al giorno, non lo sappiamo. Allora, i prerequisiti per partecipare a questo progetto sono: uno, avere un canale YouTube, diciamo anche con qualche iscritto per divulgare di più. Sì, vorremmo anche che si avesse anche un po' di esperienza su YouTube e tutte queste cose, perché dovrà pubblicare anche video sul proprio canale, eccetera eccetera. Poi il secondo prerequisito è avere un microfono, ovviamente, e Skype, diciamo un computer buono per permettere che non si veda tutto laggoso in questo senso. Vabbè, ma anche per a favore vostro, e mi è crashato Minecraft. Ecco, sempre parlando di computer buoni. Sì. Ok. Il terzo prerequisito potrebbe essere che l'ho dimenticato. Vabbè. allora, quale potrebbe essere? Non lo so. Di pure tu qualche prerequisito, Jason. Non lo so. Vabbè raga, diciamo che questi due sono i più... Ecco. Ok raga, diciamo che questi sono i prerequisiti per entrare a far parte di questo progetto. E speriamo che di trovare qualcuno, diciamo, che possa favorire questo progetto, così ci potremo divertire insieme e fare qualcosa di bello. Sì, perché pensavamo che la solita solfa, io e Swifter solamente, che Neox ha sempre qualche problemino, non può entrare quasi sempre come possiamo fare io e Swifter, sarebbe noiosa la solita solfa. Sì. Oltretutto la tecnica, che Swifter, serve anche l'esperienza di tutti, perché c'è sempre qualcosa da imparare dalla tecnica. Sì, io e Swifter ci facciamo la solita casa, l'impianto, caverna, poi basta. Alla fine sarebbe anche divertente, per esempio, un po' di competizione tra partecipanti della serie. A voglia, tieni ragione, comba. Ok raga, fine dell'episodio, vi aspettiamo i numerosi.
mettete un pollice in su se vi piace l'idea e partecipate. Partecipate. Non c'è limite. Partecipate. Non c'è limite d'età, basta che abbiate i requisiti. Sì, e che abbiate una canna da pesca con la carota. Mi raccomando. Bella raga. Mi raccomando. Ciao ciao.